Allora, anno nuovo. Anno nuovo. No, vita nuova, sigla nuova. Esatto. Allora, cosa stiamo ascoltando? Siccome stiamo ascoltando una novità, facciamo vedere tutte le novità che abbiamo trovato. Guarda che c'è il gatto che sta... Vabbè, lasciamo lì. Novità, una novità che abbiamo preso, che stiamo ascoltando, è Trickster del 1990, dei Trickster. Ci saranno anche delle novità nella puntata, di cui ne parleremo. Però intanto vediamo le novità che non sono presenti in puntata. Heaven's Age, sempre del 1990. Un disco fantastico. Come quello di Trickster. Poi ci mancava il penultimo, Even the Devil Believers, dei Trickster. The Devil Believes, no? Even the Devil Believes. Believes, sì. Anche il diavolo gli crede. Esatto. Striper. Battering Rhyme dei Saxon. Grandisco. Lower the Bar degli Steel Panther. Il primo degli Alan Scarren. Vabbè, questo l'ho già visto. Il secondo di Harry Scarf, l'ho già visto. Machine Head. Bloodstone and Diamonds dei Machine Head. C'era anche quello dei Crank, che insieme a quello dei Crankstick, che non so dove l'ho appoggiato, che sono i dischi che ci ha omaggiato Mike McFever, come esatto, al solito. Esatto, no, aspetta, sembra che tutti ci l'hanno omaggiato lui. McFever ci ha omaggiato. Questo sì. Oh. E quell'altro dei... È già tanto. Tieni. Allora... Parliamo di allora, epoca grunge, no, nel 91, no, spopolava gente come Nirvana, Soundgarden. Questo è il 92. Pearl Jam, sì, insomma, tu devi prendere il 91. Per Pearl Jam, eccetera. E alcune band del panorama hard and heavy non hanno avuto nessun tipo di... sconvolgimento, cioè sì. Van Halen vendevano milioni di copie, Aerosmith vendevano milioni di copie, basta. Alice Cooper con Ace Stupid vendevano milioni di copie, mi sono fatto d'accordo, il movimento thrash metal andava avanti sempre la sua nicchia e prende nell'ambito metal più un taglio più sul death metal, sulla roba più incazzata, giusto David? Correggimi esatto. Se sbaglio. Hai ragione. Altrimenti non pigliamo il mondo di 5. Proviamo di prenderlo. E quindi abbiamo deciso di prendere dei dischi di artisti che erano presenti ancora negli anni 80. Alcuni di questi hanno avuto anche un discreto successo, ma nel 91 non hanno avuto il successo che hanno avuto negli anni precedenti. E grazie, tra virgolette, al nuovo movimento di alternative. Grazie a sta roba qua, molte band poi si sono sciolte sono tornate a essere un genere più sempre di nicchia. Cioè ricordiamo che... tipo i Trickster. Esatto, negli anni 90 c'è gente come Metallica, Guns N' Roses, cioè andava alla grande. Cioè Pantera andavano una grande, quindi non parleremo di queste band qua, proprio perché andiamo a cercare le band che hanno avuto un successo e poi hanno avuto più sfiga. Oppure band che sono comunque uscite in ritardo, cioè non necessariamente. Quindi parliamo col 1991. Armored Saint, Symbols of Salvation, che allora, per me è il loro disco migliore. Allora sì, parliamo che Armored Saint non hanno mai avuto il super successo mainstream. La Symbol of Salvation deve essere l'album che li portava a fare il salto, ma non è successo, è rimasto un gran bel disco, ma senza nessun tipo di appeal. Badlands, Voodoo Highway. Stesso destino per i Badlands, che vabbè, poi c'è la morte, ci fu la morte di Ray Gillen, però anche lì il successo del primo disco, Eric Singer, Vanity Kiss, cercano di fare il disco, anche questo un attimo più definitivo, tagliate le gambe, però è un gran disco. Danger, Screw It, anche loro. Idem con Patate, se ci pensiamo, no? Sì. Hanno avuto successo con Naughty Naughty col primo disco, sì. Si cerca di fare un disco ben
prodotto meglio, eccetera. Ancora non si sapevano le proiezioni, diciamo, di quanto il grunge, o come un movimento grunge, come si vuol definire, avrebbe avuto durante l'anno, no? Quindi cioè, ci sono state produzioni anche sotto major, tra cui appunto il Danger Danger, anche bello, esatto, che sono uscite, però sono, e sono fallite miseramente. Sì, cioè hanno vendite che hanno decretato, sì, la loro. Ma infatti quello che dico io è cosa sta facendo? Poi capisci che lo schermo del computer non funziona più? Sei il gatto che ci cammina sopra. Vabbè. The Scream, Let It Scream, vabbè, questo qua è stato il primo loro disco, ci hanno provato. Ci hanno provato con due ex Racer X, Bruce Bui e Juan Alderete. E l'unico motivo di sto disco è che John Corabi andò col disco, sul disco dei Motley Crue. Disco con un successo pari a zero. Che però se non fosse stato per tuo disco John Corabi non sarebbe mai entrato nei Motley. Esatto. Air metal non più. XYZ Hungry. Forse uno dei migliori dischi del 91 per me. Sì, gruppo che sì, anche loro erano su una major, no? Columbia? CBS? Capitol, sì, comunque Amy Capitol. Anche qua, major, cioè si investiva ancora, ma questo genere avrebbe voluto. Sì, sono uscite anche loro tardi, 89 il primo disco, sto qua è già 93. Però non per fare questo genere qua, almeno uscire nell'86. Poi c'è un pezzo come Face Down in the Gutter, cioè che cavolo di pezzo è. Manda a casa tutti, sì. Pensate che quello non gli andrò. Sì, però pensare, c'è questi dischi che vi proponiamo, se avete modo, magari quelli più oscuri, tipo XYZ, andatevi ad ascoltare. Ma non so se ci sono su Spotify. Sì, ci sono. Ci sono? Ok. Certo. Poi abbiamo By the English Backlash. È un disco che anche qui esce e il pezzo Straight to the Heart non ha il successo che ebbe When I See You Smile, sì, eccetera. E quindi c'è la band si sciolse. Troviamo sempre comunque Nilsson, anche nella stessa puntata dell'anno dopo. Nilsson va via, farà gli Hardline, di cui parleremo dopo. E poi porterà di nuovo alla riunione dei Journey. Però disco che è fallito. Isolamento. Non ha soddisfatto, insomma, a livello di copie vendute. Vabbè, qua non erano già famosi, però ci hanno sempre provato, ma non ce l'hanno fatta. China Gold Away. Cioè, dei perdenti strafighi. Cioè, esatto, sono i perdenti con la P maiuscola. Sono dei perdenti, però cazzo. Però sono loro. Questo disco è l'ultimo loro, secondo a mio giudizio, l'ultimo loro bello. Perché poi hanno fatto anche dei dischi successivi. Sì, poi hanno cambiato un po' il genere, sì, nato dal gruppo di Anche quell'ultimo che abbiamo preso. Sì, ho capito, sì. Time to the Dark. Però insomma, ci sono dei bei dischi. Ben Svizzera. Qua è l'ultimo che però questo qua è veramente. Sono dischi belli, cavolo. Che cioè, se fossero usciti due anni prima o un anno prima, cioè non avrebbero avuto lo stesso problema, stessa sorte, nonostante loro siano andati avanti. Ma gli Enough is Enough ci provano col primo disco, hanno un tiepido successo, cercano di andare al successo definitivo con appunto, Strength, gran disco, sì, ma fallito. Cioè la formazione, Vicky Fox andrà poi con Miss Neal, eccetera. Europe Prisoners in Paradise, anche questo qua è un disco fallito. Allora, dopo il successo del Final Countdown, dopo il successo più tiepido, chiamiamolo così, di Out of This World, esatto, e c'è un disco che è fantastico, forse è per certi versi, sì, no, io preferisco Out of This World, ma è un disco che c'è praticamente naufraga, non ha... o meglio, non hanno le vendite sperate, dopodiché gli Euro si sciolgono. Però questo disco qua invece... Questo disco qua è andato al numero uno il singolo per puro culo. Mr. Bigley in tweet. Per puro culo. È andato a fare milioni di copie, però il disco dopo, Bump Ahead, i Mr. Big. Chi sono i Mr. Big? Sì, cioè, li compravo io. Cioè sono dischi che se non compravo io... magari fallivano, è la copia che hanno venduto in più per... a parte che c'ho anche il CD, quindi quasi tutti questi. Però abbiamo deciso di usare i vinili, perché qua il canale come si chiama? Vannis? Vannis! Devi quel gatto lì, lo vedo veramente male. Mi si cazzarola!
Perché mangia il computer? Occhio. Ecco il gatto. Esatto. Occhio anche non ti siedi sul diner. No. Comunque Mr. Big album che ha successo, ma... Ma dopo... Esatto, mi ricordo che Mr. Big è Foreign Love with Carnal Knowledge in quegli anni lì. Non parliamo di Van Halen perché vendettero milioni di copie lo stesso. Cosa che invece non successe per David Lee Roth. Esatto, anche questo disco fallito miseramente. Arrivò all'oro, neanche al platino, o forse al platino in qualche paese dove il platino era sotto il milione di copie. Disco che è mediamente buono, cioè ci sono tre pezzi che non digerisco, però Jason Becker, On Fire, è un disco che David Lee Roth dopo questo farà non più su Warner ma su Reprise, l'etichetta sotto Warner, cioè, e dopodiché il fallimento della sua discografia sarà sempre più importante fino a quando non tornò nei Van Halen negli ultimi anni. Anche questo disco che però non è fallito, invece ha venduto. Questo disco ha venduto non come il primo. Allora, il primo ha venduto molto di più. Però sono andati solo in classifica, no? Non lo so. O sbaglio? No. Scritto Slave to the Grind. Allora, si cerca di fare un disco dopo il primo, ma loro sono, secondo me hanno fatto un passo giusto, hanno detto ce ne fotte un cavolo di essere commerciali. Cioè, il primo singolo fu Monkey Business, ho detto cavolo, ma Skid Row, sembra c'era un cavolo, i Judas Priest, cazzo. Cioè, è il pezzo Slave to the Grind. Slave to the Grind, tipo, è il più bel pezzo che i Metallica non fecero mai. Beh, insomma. Beh, no? Sì. Altro gruppo che dopo il successo di... Successo? Sì. Love Song andò prima in classifica. Ok, però che si ricordavano. No. Ecco, Tesla. Sai quanti erano sono? Erano di quei gruppi che dovevano essere the next big thing, no? La Geffen investì alla fine tutto sui Guns N' Roses e lasciò più in braghe di tela i Tesla. Che fecero i primi tre dischi, ripeto, il primo e il secondo vendettero abbastanza, questo non vendette a sufficienza e portò pian piano al declino anche con Bustin' Up che fu sempre sul major, ma non produsse il singolone da far vendere e quindi anche i Tesla fanno parte della nostra classifica. Il Taichetto Don Comini. Taichetto. Il Taichetto. Taichetto. Luca sempre. È un po' più classy, no? Anche questo disco veramente buono, secondo me. Sì, è uscito troppo tardi. È uscito troppo tardi, no, ha prodotto il singolo Forever Young. Forever Young. Che fu passato qualche volta, ma arrivò. Arrivò troppo tardi, arrivava due anni prima. Una roba schifosa di Seattle, a mio gusto. Esatto, che... no, a mio gusto, fa schifo. Punto. Sì, beh, cioè, no, ma, non ci sono gusti, fa schifo. Punto. Vabbè, ma c'è gente. C'è gente che piace di farsi dare i calci nelle palle, che cazzo, cioè, come perversione. E dopo il successo di Pride il semi-successo di Big Game, sì, con Little Fighter tentano il disco della vita, per me è il più bello di tutti, si sciolgono e cosa succede? Nulla. Si riformeranno senza Vito Bratta che mollerà la musica, cioè proprio una storia da Cenerentola, triste. Proprio un film che finisce male. Cioè non. Andiamo anche nel 92, diciamo che l'hard hair metal, o come cavolo vogliamo chiamarlo, ormai era. Ormai sì, era quasi più raro dei Panda. Cioè, però uscirono ancora dei dischi che non vendettero ancora meno del 91. Cosa che successe per. Don't Tread dei Damn Yankees. Noi cosa diciamo dei Damn Yankees? Chi ci suona nei Damn Yankees? Ted! Chi ci suona nei Damn Yankees? Ted! Chi ci suona nei Damn Yankees? Ted Nugent! Appunto. E quindi c'è... Quindi doveva vendere miliardi di copie, non mi sì, Ted è Ted. Molti lo odiano, noi lo adoriamo. No. Esatto. Noi cioè, lo innalziamo sempre. E Don't Tread è un disco che... È figo, cioè è bello, non ha venduto quanto il primo. Non è bello quanto il primo, però. Cosa succede? Si sciolgono, Ted Nugent torna alla carriera solista. E comunque lì va Tommy Shaw torna con gli Styx, Jack Blades con Entranger.
E Michael Cantellone va a vendere a fare il postino. No, va a entrare nei Lana Skinner. Non so se prima è andato a fare qualche altra session in studio. Però era la figata dell'America, no? La possibilità di uno sconosciuto di suonare con delle star. Esatto. Altro disco che... Poi piace un casino, Hold Your Fire, The Firehouse. Cioè, il primo che è del 90 ha venduto 2 milioni di copie. Questo che è uscito solo 2 anni dopo, 500.000. Cioè, neanche la metà. Ovviamente, poi uscirà anche Firehouse 3, ci credeva anche l'etichetta, ci credeva ancora, Epic. Sì, Firehouse 3 lo conosco solo io. Sì, esatto. E tra l'altro, sì. Ok. Tra l'altro è anche un bel disco. Esatto, parlavamo, sai che erroneamente molto li definiscono come genere grunge, che invece non c'entra un cazzo. Sì, è vero, che ho letto sulle recensioni una volta per vedere, è un disco ispirato, sto parlando del terzo dei Firehouse, un disco ispirato al grunge, come ispirato al grunge, ho pensato, vabbè, lo ascolto, non è per niente grunge. E parlavamo appunto di Michonne e esce con gli Hardline. Allora, breve storia degli Hardline. Perché è andato a suonare con questi fratelli gioielli? No, sostanzialmente Neil Sean frequentava la sorellina dei fratelli gioielli e insomma la frequentava non per giocare a carte, e, sì, forse giocava a scopa, però diciamo che vede comunque il talento nei fratelli gioielli, perché i pezzi sono fighi. Si porta dietro Dean Castronovo da appunto Bad English e fanno un disco che secondo me è fantastico, Double Eclipse, disco che ha avuto una fortuna, cioè di un gatto travolto in tangenziale, probabilmente il nostro non viene travolto perché fa tipo i cinghiali, gli vanno addosso e sfondano il paraurti. Esatto. Però il gatto non si fa niente, il gatto non si fa niente. Il paraurti a proposito dove è andato? Spero sia andata lì. Però producono un disco veramente notevole. Fortuna del disco zero. Davanti che sempre in ordine alfabetico, non d'uscita. Lynch Mob dopo il successo comunque abbastanza successivo dei Dokken, George Lynch fa successo dei Dokken, sì, ma il successivo successino proprio di Wicked Sensation. Ok, successino di Wicked Sensation, la casa discografica ci crede e dice dai, fate il disco che vi sparerà in alto, ma non so, cioè, ma, dai, fa, pensavano Lynch, Dokken, anche se c'è Soundgarden, Madonna e tutta quella schifezza lì. George Lynch riuscirà a tenere alta la bandiera. Mi raccomando, Marcolini, tenga alta la bandiera della azienda. Si preoccupi, signor direttore. E niente, falliscono pure loro. Perdono, porca puttana. Cioè, alla fine, nei film i buoni vincono sempre. Invece nella musica i buoni, i fighi, cioè, perdono clamorosamente. Questo è un altro dei dischi che abbiamo preso. Ecco, non è novità. Realized Fantasy dei TNT. Ci mancava. Sì. Allora, Dottor Male, Austin Powers. Austin Powers, che c'è il figlio. Allora, questo disco, dico, 9,90€. 9,90€, 9,50€, sì, insomma. David, ma questo qua, non lo so, non ne parlano bene, dico non ne parlano bene, però io... Cosa dicevi? Dicevo, guarda, io l'avevo ascoltato, mi sembrava un buon disco, adesso non lo ricordo. Ne parlano male, ma io non mi fido mai delle recensioni. Se ne parlano male, significa che è figo. E infatti, non fidandoci delle recensioni, il disco, figo, non a livelli di Intuition. Però, se fosse un disco venuto fuori di una band sconosciuta, appunto come loro, nell'89, cioè sarebbe stato un gran disco di debutto, cioè, solo che i TNT hanno fatto veramente Telltales e Intuition, che sono fuori da, secondo a nostro giudizio, cioè dei dischi veramente fuori dal comune. È molto più tecnico, diciamo, più tempi dispari, tonalità strane, accordi, cioè è figo. Il fallimento totale. L'abbiamo già parlato di questo disco. Sì, questa è proprio la fail della fail. Arnold Child. Allora, attenzione, Arnold Child quanto sono durati?
No, quando sono stati, si sono sciolti? È uscito il disco, la casa discografica ci credeva, è uscito il disco. Non ci credeva, ha detto. No, la casa discografica all'inizio si è proprio cagata in mano. Ha detto, cavolo, no, il grande sta andando. Cioè, ciao, ciao, abbiamo pubblicato il disco, di no, cui, infatti, ce ne sono poche copie per quello. No, aspetta, così andava. La casa discografica ci credevano, iniziano a registrare il disco, la casa discografica non ci crede più, però spende i soldi per lo studio, quindi deve farlo uscire il disco. Ne stampa pochissime copie. Il motivo per il quale questo CD costa un botto. Esce il disco, due settimane dopo viene scaricata la band, tre settimane dopo la band si scioglie. Però ha modo di fare un disco che è fantastico. Sì, bellissimo. Rudy Child, secondo me, è uno dei dischi del 92 migliori, più fighi di sempre, ma anche nel genere hard melodico, insomma. È l'ultimo disco che Mark Free fa da uomo. Dopo diventerà Mercy Free. Nel 93, quindi non l'ultimo disco proprio che lui fa da Mark Free. Mark Free col pisellino, insomma. E cazzo, cioè, tra l'altro, Mark Free la voce non è cambiata per un cavolo, incredibilmente. Faticata sempre alla grande Mercy Free, o l'ora Mercy Free. Non, qua era l'allora. Sembra Ritorno al Futuro. Esatto. Ma cioè, futuro alternativo, band fantastica, fallisce miseramente. Così peggio di China, almeno la casa discografica ci ha creduto per tre dischi di China. Esatto. Là, 20 Wasp, The Crimson Idol. Allora, il Wasp non ha mai avuto il mega successo, superstar. Però la casa discografica dice a Black Hills, fai uscire un disco tuo che proviamo. Però alla fine... esce a nome Wasp, esce un disco totalmente diverso da quello che è il genere Wasp di primo disco o della sì. Command. È un'evoluzione di Headless Children, ma tanto rimaneggiata, diciamo. Sì. Però fa un disco fantastico. Bello, sì. Il disco vende per un cazzo. Ups. E che c'è Bob Kulick alla chitarra. Esatto, è proprio in tema Kulick. Kiss Revenge. Allora, è una delle band che non abbiamo parlato di, appunto, Van Halen e Aerosmith. Vabbè, Aerosmith sarebbe il 93. Ma i Kiss sono veramente messi male a livello di vendite. Fanno un disco che è fantastico. Cioè, fanno sempre gente, ma rispetto a quella che dovevano allora, fare. Il tour hanno deciso di registrare Confidential a Detroit, perché c'era pieno di gente. Esatto. Facciamo mediamente 3.000 persone. Cioè, vuol dire 3.000 persone... Che per i Kiss sono pochissime. Era un locale tipo l'Alcatraz, tanto per intenderci, qua in Italia. Il disco è strafigo, il disco non vende e porterà alla reunion, pian piano. Uscirà dopo Carnival of Souls, l'Unplugged, e l'Unplugged getta le fondamenta di quello che è la reunion, appunto, con Ace. Però un disco... Sì, loro se non si fosse, se non avessero fatto la riunione, adesso andremo a vederli io e te e basta. Esatto. Dopo il successo da 2 milioni di copie di Sticky Tuya, anche qua 500.000 copie di Wildlife. Infatti loro, cioè, dopo questo disco furono scaricati dalla... Che etichette erano loro? Emi. Furono scaricati e mai più ripescati. Infatti il firma libero è uscito sotto un'etichetta sconosciuta. CMC, CMC. Sì, sì. Sì, un'etichetta che mi sa ha fatto solo quel titolo lì in catalogo. Disco buono, non secondo me a livelli... Non a livelli del primo, però ascoltandolo mi piace sempre, buono. Me, a me piace parecchio. Buono, sicuramente un ottimo disco. Andiamo avanti, di vinili ce ne abbiamo meno qua, ne rimangono due. Altra band che col primo disco ha avuto un buon successo. Sì, buono, no, insomma, il pezzo She's Gone, cioè, ha comunque 80 milioni di visualizzazioni. Vabbè, comunque c'è anche qua si tende. Qua dovevamo fare il botto. Cosa epica anche questo. MCA. MCA, scusami. Sì, sì. YMCA. Esatto, non quella lì. Il disco è strafigo. Sì, è ancora meglio. Ma... non ce la fanno. Non ce la fanno, non gliela fa. Purtroppo, e dopodiché il terzo disco è pure difficile a reperire, no? Sì, è uscito solo in Asia, mi pare, Wait, quello che c'è un World Island. E dopo il successo di Cherry Pie, e loro volevano scrollarsi di dosso quel tipo di immagine, no? Hanno sbagliato, secondo me. Si vede anche qua, vogliono tornare a fare un...
heavy sostanzialmente, anche il primo disco non è heavy, più hair metal. E il primo disco è tipo il primo dei Poison, è stupido, ma sì, è figo. E c'è un disco veramente molto bello, sì, figo, credibile, cioè loro, cioè, vogliono fare il disco serio della loro carriera. Vogliono per fare essere, il disco che loro piace. Ah, che, sì, per essere apprezzati per quello che è il loro genere. Cioè, un bel disco, naufraga. Cioè, e sta parlando appunto di Warrant, come potete vedere, con Dog Eat Dog. Sì, li hai visti pure te di questo tour. Sì, l'ho visto il tour, li ho visti in questo tour qua. E quindi, insomma, questo tanto per dire che sono sempre usciti dischi fighi. E in molti casi, cioè molte band, vabbè, come abbiamo detto, si sono sciolte, altre invece... Altre hanno provato a continuare. Altre band hanno cercato, e ne parleremo in un'altra puntata, di adattarsi al genere. Oddio, tipo i Dokken, Shadow Life, The Flappard, Slang, Extreme, Waiting for the Punchline. Cioè, abbiamo fatto comunque una serie di dischi, cioè, che certe band hanno cercato proprio di questo genere, di adattarsi, reinventarsi, fallendo ancora di più, perché, esatto, perché i vecchi fans, cioè, fans li hanno spugnato in faccia, cioè, i vecchi fans che speravano che sta gente qua facesse ancora dei dischi di quel genere lì, li hanno mandati a posto. I fans del grunge li odiavano perché rappresentavano, è quello. È come se io fossi un fan del grunge e mi metto ad ascoltare gli extreme che fanno grunge, non ha senso. Cioè, io ascolto Nirvana se ascolto grunge, oppure ribaltando la situazione, se io vedo che Nirvana fa un disco hair metal, che ormai vabbè, non è possibile per fortuna. Sì, perché sarebbe un disco pessimo, insomma. Certo. A livelli di Ebon di Bango Tango, dico. Sì, se quelli peggio, sono i Pretty by Floyd. Che schifo. Electric, Leather Boys with Electric. Non voglio neanche pensarci. Non voglio neanche pensarci. Se vedi per lo Jam che fanno un disco hair metal, non me ne frega niente di sentirlo, ne ascolti Rezio, cioè, nel senso. Sì, certo. Ma comunque è un rischio che non corriamo più. Tutti i cantanti, a parte uno, cioè tutti, cioè, no, ora, no, non lo dico perché sarebbe una brutta... Non lo voglio dire come battuta, però c'è molti, cioè, molti, tutti i cantanti delle band grunge sono morti o suicidiati o cosa, e è rimasto solo quello dei Pearl Jam, no? Quindi, cioè, voglio dire, il successo anche di determinate band non ha portato a queste persone... È il karma, sono morti. No, perché... dai, non devi dire, devo tagliarla sta roba qua, altrimenti, appunto, ripeto, non è per fare una battuta di cattivo gusto, ma non riuscivo a capire come mai determinate cose di depressione potessero fare appeal ai giovani, un po' più giovani di me negli anni 90. Però cosa succede? Che molte band di cui abbiamo parlato ritornano con successo. Kiss, cioè, ora non mi ricordo, ma cioè, tornano a vendere. Gli Eurovisite? Sì, no, Iron Maiden hanno avuto anche quelle band lì, hanno avuto degli affossamenti. Sì, rispetto all'altro, tipo Judas Priest hanno avuto successo nel 91. Sì, certo, ma no. Ma il Pain Killer, no? Sì, guarda, ma io ho visto il Palasport di Brescia. Cioè, quindi. Detto ciò, Roberto Vanni, David Livanni, nuova puntata del 2023. Vi dà un appuntamento alla prossima puntata, che sarà sempre nel 2023. No, sarà nel 2023. Mm-hmm. Magari. E appunto, vi salutiamo. Dite quello che pensate sotto. Basta che non siano robe per dire che vi piace il grunge, perché sennò vi blocchiamo. No, cioè, insomma. Dai, sto scherzando, Si può dissentire, però, cioè, noi lo vogliamo mettere proprio in una maniera più tranquilla, non cioè a scannarsi per far valere le proprie idee. Non c'è, chi ama il grunge va benissimo. Dei miei amici che hanno mollato l'heavy per ascoltare il grunge gli piace di più. Siamo amici sempre lo stesso. E comunque, in ogni caso, stay metal.